Non abbiamo Milluzzi, seguito. Che c'è? Scusami, mi chiama Milluzzi, che c'è? Sì, niente, ti voglio raccontare in diretta uno scambio che abbiamo già visto altre volte fra questo signore che stava andando via, che è venuto con il figlio e ha portato della roba alla moglie che è laggiù. Emanuele, si riesce a inquadrare per favore anche la moglie con il bambino, perché la moglie è rimasta dentro, chiusa dentro medicina, mentre il papà è rimasto fuori. Adesso si sono scambiati una borsa di beni e di cibo che la madre ha, e il bimbo è tornato dentro con la madre, il papà se ne sta andando invece da solo. Questo succede perché appunto medicina è stata chiusa da lunedì scorso perché è diventato un focolaio, quindi scene del genere si vedono ogni mattina. Volevo anche dirti, Mirta, che in mezz'ora che siamo qua sono già passate 3 ambulanze a sirene spiegate. Veramente sembra di essere tornati quando nell'Odigiano l'emergenza era appena scoppiata. Esatto, io mi ricordo le stesse identiche immagini a Codogno, gli stessi scambi di buste, esatto, della spesa. E tra l'altro sono immagini per noi del tutto inedite, una roba da Muro di Berlino, insomma, una cosa incredibile. Ecco.